Onorevole Cimino, oggi a Sciacca per designare il componente della Giunta Valenti in sostituzione dell'ingegnere Buscarnera recentemente scomparso. Sì, e oggi abbiamo avuto l'incontro con il gruppo dirigente di Sicilia Futura che da tempo mi segue politicamente e in questa riunione abbiamo insieme deciso di indicare l'assessore Neri. Una riunione che ha visto un dibattito sereno, approfondito, con la voglia di dare alla città di Sciacca una professionalità che può segnare un percorso già tracciato con l'indicazione dell'ingegnere Buscarnera, nostro caro amico, purtroppo che non ha potuto svolgere ed esercitare questo mandato, e con la presenza dei figli dell'ingegnere Buscarnera, l'architetto Neri ha accettato le riflessioni del gruppo dirigente sposando il progetto di Sicilia Futura. La sindaca Valenti ha detto comunque di avervi dato delle indicazioni precise sulla figura da designare anche dal punto di vista professionale. La Valenti voleva una figura appunto pronta e che comunque avesse una certa esperienza in ambito amministrativo, così come poi effettivamente l'architetto Neri ce l'ha in tal Sì, senso. devo dare atto che il sindaco Valenti ha voluto mantenere un impegno con i propri elettori, nella consapevolezza che ha vinto le elezioni anche lanciando un messaggio che con l'ingegnere Buscarnera ci sarebbe stata la priorità della riapertura del ponte, così come gli interventi per il porticciolo turistico. Ha voluto che quelle deleghe dell'ingegnere Buscarnera siano stata affidata ad un tecnico, ad un professionista, ingegnere o architetto, e per questo il gruppo di Sicilia Futura, con generosità e con lungimiranza, ha voluto fare in modo che l'architetto Neri sposasse questo progetto, anche perché l'architetto Neri è una persona molto vicina professionalmente nel tempo all'ingegnere Michele Buscarnera e oggi affettivamente vicino ai figli dell'ingegnere Buscapera. Sicuramente una designazione da un punto di vista tecnico e quindi non politico. Il gruppo ha avuto forse qualche difficoltà di individuare all'interno una figura professionale che facesse parte del gruppo a livello politico. Guardi, sicuramente parte come figura tecnica, ma che diventa politica nel momento in cui l'architetto Neri ha sposato di rappresentare Sicilia Futura e la mia componente in giunta. C'è stato qualche malumore all'interno del gruppo nei giorni scorsi, se ne è parlato, c'è stata qualche indiscrezione. Devo dare atto che la classe dirigente del mio gruppo, da Nino Venezia, Claudio Allegro, Michele Morrione, tutti quelli che hanno partecipato hanno voluto dare fiducia a questa azione di rilancio che si vuole dare alla città di Sciacca, assumendosi la responsabilità di dire siamo disponibili a fare un passo indietro, basti che si sblocchi l'occupazione e si renda Sciacca una città con un rilancio economico e turistico, nella consapevolezza che l'architetto Neri in passato si è occupato anche della tematica delle terme.